Il 30 dicembre del 1954 arriva sul grande schermo La contessa scalza di Joseph Mengelitz. Nei titoli di coda compare un nome storico della moda italiana, Fontana. Le stiliste artigiane hanno disegnato per Ava Gardner abiti con scollature a cuore e ricami da sogno. L'attrice si innamora dello stile delle tre sorelle e diventa loro testimonial anche nella vita privata. Per lei nasce il celebre pretino, l'abito nero abitato di ispirazione italare che Federico Fellini fa indossare ad Anita Ekberg nel film La dolce vita. Qualche anno prima, Zoe, Nicole e Giovanna Fontana avevano confezionato l'abito nuziale di Linda Christian. Da allora le protagoniste del jet set internazionale frequentano l'atelier romano di Via Liguria. Poco lontano, in via Toscana, Fernanda Gattinoni realizza i costumi stile impero disegnati da Maria De Matteis per Audrey Hepburn, la star di Guerra e Pace del 1956 di King Vidor. Lo stile di metà anni 50 guarda ancora il new look di Christian Dior. Il punto vita è stretto, le gonne sono ampie e gonfie. Emilio Schubert, l'eccentrico sarto di Sofia Loren e Gina Lollobrigida, sottolinea la silhouette a corolla con tessuti e lavorazioni barocche. Il rapporto privilegiato tra Roma e Hollywood segna la definitiva consacrazione della moda italiana nel mondo. Hollywood sul Tevere rivaleggia con Firenze, la città che grazie alla grande intuizione di Giovan Battista Giorgini sfida il monopolio dei couturiers parigini. Giorgini, gentiluomo dal polso di ferro e grande stratega del marketing, capisce che per i compratori statunitensi le creazioni francesi sono troppo care, difficili da riprodurre e da adattare al gusto americano, vittime di un vecchio vizio francese. L'immenso mercato, al di là dell'Atlantico, reclama raffinatezza per la sera, abiti informali per il tempo libero e taglio dei costi. Così nasce l'Italian Style, frutto della combinazione tra maestria artigianale, riferimenti artistici e sperimentazione sulla moda boutique che anticipa il prêt-à-porter. Nel 1955, con 500 compratori, 200 giornalisti e 50 aziende di accessori, il fashion show della Sala Bianca è la vetrina consolidata per le sartorie italiane e l'irriducibile trampolino di lancio per gli esordienti, ma anche il teatro di polemiche e protagonismi che portano negli anni numerose defezioni. Emilio Pucci è uno dei pionieri della moda per il tempo libero. Il sarto dai colori estremi sperimenta anche nuovi materiali, dai velluti sintetici al well pliss. Designer a tutto tondo, firma anche porcellane, penne, interni di auto e uniformi per hostess. A Firenze debutta giovanissimo anche Roberto Cappucci. Nel 1956 il mago dei volumi fa impazzire la platea con l'abito 10 gonne che precorre i vestiti scultura degli anni a venire. A Palazzo Pitti il défilé del primo indossatore italiano fa scalpore. Si chiama Angelo Vitucci, sfoggia un irresistibile sorriso e abiti della sartoria Brioni. Le signore della Milano Bene adorano i tubini neri di Gigliola Curiel, che Camilla Cederna chiama gli scemarelli. Con un filo di perle, la stuola di visone e i guanti sono la soluzione perfetta per l'ora del cocktail e la cena. Iole Veneziani si distingue per le creazioni di linee essenziali impreziosite da pellicce di lontra e visone che spopolano alle prime alla Scala. Anche Venezia si inserisce nella gara tra le città della moda. Franco Marinotti, presidente della SNIA Viscosa, punta sull'alleanza tra grandi sartorie e l'industria della fibra tessile. Sulle passerelle del suo Centro Internazionale delle Arti e del Costume di Palazzo Grassi, le modelle indossano sofisticati abiti di Merinova e Rayon. In Laguna vive Roberta Di Camerino, creatrice della Bagogni, il classico bauletto rigido decorato di velluti.